preferiremmo stare seduti su un divano, guardare mai, semmai le Olimpiadi a Parigi e dire ah che peccato, a Roma non le possiamo fare perché c'è la corruzione. No, la corruzione noi sappiamo perfettamente che c'è stata e forse c'è ancora, ma noi sappiamo come combatterla. E lo dico alla mia avversaria. Lo dico molto esplicitamente alla mia avversaria. Io in questa città ho amministrato, questa città ha avuto un'amministrazione di centrosinistra per 20 anni e le cose migliori, le cose più importanti che sono state fatte negli ultimi anni in questa città è tutto merito dell'amministrazione di centrosinistra. Io durante il giubileo facevo il capo di gabinetto, ho firmato decine e decine di delibere per decine e decine di miliardi di lire. Non ho mai avuto una telefonata neanche per un compleanno dalla Corte dei Conti o dalla Procura della Repubblica. Questo è stato il centrosinistra a Roma. E noi lo dobbiamo rivendicare e noi ci dobbiamo candidare a rigovernare questa città perché dobbiamo fare del bene a questa città e sappiamo come farlo tenendo lontano quello che sicuramente ha infangato questa città, perché questa città la giriamo, una città bloccata. È una città al collasso, è una città che ha bisogno di sì, non ha bisogno solo di no, non ha bisogno solo di no alle Olimpiadi, no allo stadio della Roma, e guardate che il no allo stadio della Roma è la concezione che hanno, cioè restare chiusi qui dentro in noi stessi, non aprirci a investimenti privati, a iniziative che possono darci delle risorse che non abbiamo per migliorare questa città. Pensate cosa vuol dire 400 milioni di opere di urbanizzazione in un'area come quella di Tor di Valle. No, bisogna dire no. E poi ci hanno spiegato che bisogna dire no anche al prolungamento della metropolitana, che nei nostri progetti arriverà alla Farnesina e congiungerà due parti di Roma. Peraltro ci sarà uno straordinario nodo di scambio, 1000 parcheggi e poi il nodo di scambio per le vetture che dovranno andare verso Roma Nord o verso il centro. No. Poi ci ha spiegato anche, anche se questo, diciamo, come spesso è accaduto negli ultimi tempi, dipende dal confronto, ne abbiamo fatti due, ma poi lei se li fa da sola in una stanza, si chiude dentro e si fa intervistare dai giornalisti. Però dice che lei sta in mezzo alla strada, che io sto da solo negli studi con una poltrona vuota e aspettando di fare un confronto, lei dice che io sono negli studi, lei invece se le fa fare a casa sua le interviste. Ci ha spiegato che non si pagano i debiti, e soltanto che non vi dice che se il comune non onora i suoi debiti avremo il default del comune di Roma e avremo decine di famiglie in mezzo alla strada, decine di migliaia di famiglie in mezzo alla strada. Questo non ve lo dice perché fa bello dire no, non paghiamo. Questo è quello che prospetta il Movimento 5 Stelle, questo è quello che prospetta Virginia Raggi. Poi prospettano anche una politica, lasciatemelo dire, io ho girato molto questa città, ho fatto più di 5.500 chilometri, lo certifica il tassametro della mia moto, e ho incontrato tantissime persone e dobbiamo dircelo francamente, amici miei, io ho raccolto, ho incontrato tanta rabbia, questa è una città veramente arrabbiata e noi dobbiamo dircelo assumendoci la responsabilità, anche chi come me, certamente non ha nulla a che vedere con quello che è accaduto in passato, né per quanto riguarda la partecipazione alle amministrazioni, né per quanto riguarda la partecipazione al governo del Partito Democratico. Però è una città arrabbiata anche per quello che noi abbiamo contribuito, per la parte che noi abbiamo contribuito in quel che non va in questa città. E hanno ragione. E la ragione per la quale io ho avuto un approccio molto, molto, molto umile, un approccio di ascolto, un approccio senza saccenza, un approccio che ha cercato di farsi carico di tutta questa rabbia e spiegare però che con la rabbia non si va da nessuna parte. La rabbia può consentire di sfogarci in un determinato momento, ma poi rimane, la rabbia non risolve mai nulla, anzi divide ancora di più. Ho cercato di parlare con i romani, abbiamo fatto un lavoro straordinario, nessuno ci dava, fino a un mese prima, nessuno dava per possibile che noi arrivassimo al ballottaggio, e io, lasciatemelo dire, voglio ringraziare le forze politiche che mi hanno accompagnato in questo lungo, lungo viaggio. Voglio ringraziare, lo dico con orgoglio, il Partito Democratico, quello che ancora si cerca di infangare in queste ore. Un partito cambiato, grazie al lavoro del commissario Orfini, grazie al lavoro di Fabrizio Barca, ci sono stati dei mal di pancia? Sì, perché quando si cambiano le cose ci stanno i mal di pancia, ma noi siamo un partito diverso. Ha guidato la campagna elettorale un gruppo di ragazzi che ci hanno guidato e ci hanno aiutato. E poi lo abbiamo fatto con atti concreti, perché noi il cambiamento lo rappresentiamo con fatti concreti.
Noi abbiamo presentato le liste pulite e ditelo a me che ho una cultura garantista, ma io ho capito che questa volta dovevamo rispondere alla nostra gente dando un segnale chiaro. E abbiamo presentato i certificati dei carichi pendenti e sono arrivati i secondi. E abbiamo presentato le nostre liste 15 giorni prima della raccolta delle firme sul sito e sono arrivati i secondi. E abbiamo anticipato addirittura la decisione dell'antimafia consegnando le liste all'antimafia prima. E il risultato è che noi oggi siamo delle liste specchiate, che non abbiamo alcun problema e che possiamo con orgoglio dire che siamo pronti a governare questa città. Noi l'abbiamo fatto e loro ci hanno inseguito, sono arrivati secondi sempre. E allora lasciatemi dire anche un'altra cosa e mi avvio a concludere. Lasciatemi dire che io ho cercato di fare, e lo sanno le persone che mi sono più vicine, che magari ogni tanto mi incalzavano ad essere più duro, a seguire la strada che hanno voluto percorrere fin dall'inizio. Io quando mi sono candidato alle primarie, una delle prime immagini che giravano su internet era la fotografia di me in canottiera in sciopero della fame al 90° giorno e accostata alla mia la foto di Carminati in canotta quando è stata arrestata. Questo è stato l'avvio della campagna elettorale. Abbiamo subito aggressioni verbali, abbiamo subito di tutto in questi giorni. E io mi sono sempre rifiutato, ho sempre detto che il regalo più grande che volevo fare a Roma era non accettare provocazioni di nessun tipo e cercare di parlare di Roma, cercare di parlare dei problemi che avevo raccolto girando nella città e indicare delle soluzioni. All'inizio mi prendevano in giro, ve lo ricordate, non c'è il programma perché non si riesce a concepire una politica che guarda in modo diverso le cose. Abbiamo cambiato anche in questo, non siamo andati saccenti a raccontare la nostra lezioncina, siamo andati ad ascoltare i problemi veri dentro le case di Ponte di Nona, dove la gente vive peggio che nelle celle di Regina Celi. Siamo andati ad ascoltarli, certe volte siamo usciti con l'animo distrutto per quello che abbiamo visto, e dobbiamo cambiarle queste cose, comunque dobbiamo cambiarle. Abbiamo ascoltato tutto, io ho cercato di stare dentro i problemi di Roma, non ho partecipato ai congressi del centrodestra, non ho risposto mai alle polemiche continue che mi venivano rivolte. Negli ultimi giorni è partita una campagna di fango nei miei confronti, mi fa piacere dirlo adesso davanti a voi, perché ho usato un diminutivo. Mi è stato fatto sono state messe dentro menzogne di tutti i tipi. Si è cercato di infangare la cosa a cui più io tengo, la mia reputazione, costruita in 55 anni di vita cristallina. E per il fatto che sia cristallina non lo dovete dire ai miei amici, lo dovete chiedere ai miei nemici. È stata fatta una cosa ignobile. Ed oggi io non ho mai, in tutti questi mesi, mai utilizzato argomenti che avrei potuto utilizzare. Non ho mai preso di petto la Raggi perché aveva nascosto che aveva lavorato nello studio Previti. Non ho mai preso di petto la Raggi perché era presidente di una società legata al braccio destro di Alemanno, arrestato Panzironi. Non ho mai detto una parola, forse mi sarebbe convenuto, forse sicuramente avrei guadagnato qualche voto, ma la politica che io interpreto è diversa. È lo scontro politico, anche più feroce, ma con il rispetto della dignità di ciascuno. Adesso però basta. Siamo arrivati all'ultimo giorno e apprendiamo in queste ore che la candidata Virginia Raggi avrebbe mentito, quantomeno mentito, perché se poi questo si conferma in realtà come appare tale, avrebbe anche commesso un reato. E ci hanno continuato a saltellare davanti parlando di onestà. Quando andavamo nei confronti neanche il ciao mi era riservato, ma soltanto un buonasera. Ci guardavano quasi con schifo, perché noi rappresentavamo la vecchia politica. Adesso mi dispiace, ma questo non ve lo potete più permettere. Dovete spiegarlo alla vostra gente, a quella che vi ha votato al primo turno. Dovete spiegare che siete uguali a tutti gli altri!
Avevi detto che avresti fatto la giunta, hai aspettato e non sappiamo ancora quanti nominerai l'ultimo giorno, perché così nessuno poteva in qualche modo intervenire. Io l'ho data 15 giorni prima del primo turno alla giunta e ci sono dei nomi che hanno girato in questa città di primo ordine, che amano questa città, che sanno che cosa fare e che sanno cosa vuol dire sì per riscattare questa città. Non siete stati capaci neanche di mettere insieme 5 nomi, perché voi siete la nuova politica, la bella politica, e noi siamo lo schifo, i partiti, la partitocrazia. Noi però la giunta l'abbiamo fatta secondo la legge, la scelta del candidato sindaco in base alla responsabilità che gli assegna la legge, e voi l'avete conosciuta. Tutto si può dire tranne che sia stata contrattata con chi che sia. Dopodiché nella responsabilità del sindaco cercare di individuare persone che veramente possano aiutare questa città. E nei nomi di quella giunta ci sono tutta la dimostrazione di come da parte mia non ci sia nessun livore nei confronti di nessuno, nei confronti delle esperienze di nessuno, come ci sia il riconoscimento della validità e della forza delle idee delle persone che mi accompagneranno, io spero, in questo viaggio. Loro non sono stati in grado. Ogni volta che facevano un nome, 10 minuti dopo il nome che era stato fatto scappava via, e hanno aspettato l'ultimo giorno. Sono così, e questi nomi sapete come li fanno? Li fanno non come facciamo noi, la spartizione partitocratica, no, perché loro hanno un linguaggio nobile, perché noi facciamo schifo, ma loro sono nobili, e quindi loro non hanno i partiti e le correnti con cui spartire, loro hanno le anime, e quindi loro condividono la scelta con le anime. Peccato che queste anime, che dovrebbe essere un direttorio che non si sa bene che cosa sia, sono quelli che poi dovranno decidere su Roma, perché lei ha sottoscritto un contratto, non un codice etico, un contratto con 150.000 euro di penale, e dovrà fare quello che gli dicono gli altri, e questa città non ha giù, non è giusto che sia governata da qualcun altro. Se ti eleggono, se il popolo ti elegge, devi essere tu a governare, e se non sei neanche in grado di sapere a chi intitolare una strada in questa città, perché devi consultare la rete. Ma cosa vuoi fare? Dice no, se mi arriva un avviso di garanzia lo farò decidere ai cittadini. Oh bene, e chi sarebbero questi cittadini? Ma come? Sono quelli che stanno e partecipano al blog di Grillo? Minchia! 2.600.000 romani tutti sul blog di Grillo. Magari così alimentiamo un po' le pubblicità che lo finanzia il blog di Grillo. Dice no, ci ha spiegato nel confronto, dice no, aspettate, se non basta il blog di Grillo useremo il sito del comune di Roma. Minchia! E voi immaginate tutti, ma se ti ha eletto il popolo, come fai a far partecipare il popolo attraverso il sito? Di che cosa stai parlando? Non sai neanche di che cosa stai parlando. Il problema è che te lo dovresti porre prima, il problema, alla luce di quello che sta accadendo, se ti arriva un avviso di garanzia o meno. Te lo dovresti porre prima. Però loro sono così. E loro vanno in giro e ci vanno a spiegare che noi facciamo schifo e che loro sono tanto belli. Io penso però, ve lo dico molto francamente, che in questi giorni, in queste ore, le persone stanno cominciando a capire come vanno le cose. E che al di là del bello o del brutto, il problema che ha questa città è che deve immediatamente ripartire, perché è una città a collasso. Il problema che ha questa città è certamente quello di risolvere i problemi immediati, ma è anche quello appunto di utilizzare le Olimpiadi, lo Stato della Roma, per lavorare per chiudere le metropolitane, per prolungare fino la metropolitana di Re Bibbia, fare quelle cose che dobbiamo fare perché ci abbiamo messo già troppo tempo. E non possiamo, Raggi, aspettare che tu studi per 100 giorni per poi iniziare a lavorare. Roma non ha il tempo di fare questo. Puoi arrivarci, ma non può fare in tempo a fare questo. E allora lasciatemi dire, ve lo dico con grande serenità, e mi scuso se mi sono accalorato, ma dopo 5 mesi in cui abbiamo dovuto subire di tutto, io voglio dirvi che il mio orgoglio, e vorrei che fosse anche il vostro orgoglio, e che comunque deve essere il nostro punto di ripartenza, è che noi, con questo lungo viaggio, con questa straordinaria esperienza di cui io non finirò mai di ringraziare tutti
coloro che mi hanno aiutato nelle primarie, che mi hanno aiutato nel primo turno e che mi stanno aiutando ancora in questa occasione. Con questo lungo viaggio, forse la cosa più bella